Ciao a tutti, buongiorno. La strana coppia è tornata. Laura e Elisabetta. Siamo qui per sapere quanto gli italiani hanno capito l'importanza della lettura e quanto leggono nella loro vita. Esatto, pronte a partire. Ciao, buongiorno. Guardi, wow. 2 minuti. Sì. No, no, non posso. Ti possiamo rubare un secondo? Ti piace leggere? Sì. Sì? Sì. Abbastanza. No. Molto. Sì. Mi piace molto, ma purtroppo poco tempo. E anche se non è vero, Facebook riesce a guardarlo, YouTube riesce a guardarlo, quindi non è vero che manca, c'è pigrizia. Non c'è cultura alla lettura. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Ho letto Cecità di Saramago. Questa è una bella domanda. La vita di San Francesco. Quando hai letto l'ultimo libro nella tua vita? A scuola, nei medie. Non me lo ricordo, è passato talmente tanto tempo che... Ti ricordi l'ultimo libro che hai letto? Che cosa ti ha insegnato? Come la natura umana cerca di adattarsi ad ogni situazione. Mai scoraggiarsi. Ti salva a volte. Era un libro formativo e mi ha dato la possibilità di creare un rapporto diverso con i miei figli. Dalla lettura ho tratto questa conclusione, che certi amori non finiscono mai, rimangono un po' come la brace sopiti, ma poi al primo vento si riaccendono. Ma la passione non finisce mai? Non finisce mai, a qualsiasi età. Non riesco molto a finire in libri. Ma adesso, per esempio, sto leggendo questo libro perché mi ricorda determinati periodi della guerra partigiana e quindi... Non mi ricordo il titolo. Oh, non lo so, guarda, no. Ho letto... La lettura, secondo me, è il contrario dei social network. Ti aiuta a ragionare in un modo diverso, è meno passivo. Possiamo dire che per voi la lettura, oltre ad essere un passatempo, è anche un insegnamento e quindi la lettura può arricchire la propria vita? Assolutamente sì, e soprattutto nei libri riesci a trovare delle risposte che magari nella corsa di tutti i giorni non hai. È un come vivere tante volte. Bene, Elisabetta, abbiamo concluso anche oggi le nostre interviste e abbiamo capito che, insomma, noi italiani non leggiamo abbastanza. Esatto, Laura. Ora, più del 60% degli italiani non ha letto neanche un libro quest'anno. È incredibile però sapere come le persone più ricche al mondo abbiano dato la reale importanza alla lettura. Warren Buffett e Bill Gates, che sono gli uomini più ricchi al mondo, leggono più di 50 libri all'anno. Ragazzi, leggere è importante, aumentiamo il nostro valore sul mercato. E come possiamo farlo? Leggendo, traendo degli insegnamenti, formandoci e applicando quello che impariamo alla nostra vita. Solo così si può crescere, ci si può evolvere e si può raggiungere i propri obiettivi. Per oggi vi salutiamo. Dalla strana coppia è tutto.